Come riportato da un'indagine del Centro per il Libro e la Lettura del MIBACT, gli italiani in tempo di Covid hanno letto e leggono di più, pur essendo cambiati i modi della fruizione e degli acquisti di libri. Come è cambiato il pubblico in tempo di Covid? Si legge di più? Si legge di meno? Si legge di più perché ho notato che dal lockdown del 2020 molte più persone preferiscono un buon libro a una serie TV oppure alla televisione. C'è un genere letterario in particolare che ha avuto grande riscontro in questo ultimo anno di Covid? Vanno molto i libri dai quali sono state tratte le serie TV, per dirtene una, Le avventure di Arsenio Lupin. Oppure sulla scia di Bridgerton, tutti i libri di quell'autrice, comunque quel filone di libri, sai, romantici ambientati nell'Ottocento, per assurdo anche Jane Austen sta riandando tantissimo, no? E sì, quelli sono. E poi La casa di carta, Stranger Things. Sì. Gli adolescenti per lo più, ecco, chiedono questo genere di libro. Gli adulti ancora. Adesso è periodo di premio Strega, quindi si va sui libri impegnati del premio Strega oppure sui thriller perché magari, sai, danno un po' più di emozione. Il genere invece è apocalittico, le catastrofi, dato che siamo in periodo di pandemia, magari non lo so, si resta affascinati da questo genere letterario. No, allora all'inizio si faceva una gran venduta di libri che parlavano di pandemia, addirittura di libri che anticipavano la pandemia. Adesso se tu magari consigli un libro, sa qui c'è questa cosa, no, 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 che è già brutto il periodo, preferisco qualcosa di più rilassante, quindi insomma no, diciamo che quelli apocalittici in questo momento sono un po' in disuso. Come tutte le attività commerciali, al di là della missione che poi l'attività si propone, c'è stato sicuramente un exploit delle vendite online. Avete cercato chiaramente di vendere attraverso i canali digitali. In che maniera vi siete organizzati e avete avuto riscontro? Allora, io già dal marzo 2020 ho aderito all'iniziativa Libri da Sport. In base alla tua posizione geografica, puoi scegliere la libreria a te vicina e dal catalogo ordini il libro e richiedere o il ritiro in libreria o il ritiro presso il domicilio, cioè te lo spediamo noi. Anzi, da qualche tempo abbiamo anche aperto la piattaforma per il pagamento con le carte di credito che fino a qualche tempo fa non c'era. Quindi diciamo che questo è stata una buona cosa durante il periodo del lockdown. Un po' anche io ho la mia rete di contatti sul telefonino, ci mettevamo d'accordo. Sì, l'e-commerce mi ha aiutato tanto perché molti clienti li ho acquisiti grazie all'e-commerce. Chiudiamo con una sorta di consiglio per i lettori. Quali libri si sente di consigliare in questa particolare fase ai lettori magari più giovani? Io parto dal presupposto che sono una thrillerista, quindi tutto ciò che è giallo, tutto ciò che è noir per me è bellissimo. Ci sono tanti romanzi di narrativa adulti che vanno bene anche per i ragazzi, bellissimi. Ce n'è uno in particolare che è in cima alle classifiche da parecchio, è Quando le montagne cantano. Ed è la storia di questa bambina vietnamita che racconta la sua vita sotto le bombe della guerra del Vietnam. Quindi voglio dire, secondo me un adolescente potrebbe tranquillamente leggere questo libro.